Segretario, cortesemente passiamo all'appello nominale. Allora, Rocco. Sì. Sacristani. Sì. Massa. Presidente. Accardi. Gargiulo Giuseppe. Terminiello Maria Rosaria. De Martino. De Angelis. Coppola Giuseppe 70. Coppola Giuseppe 71. Aponte Fabio. Galano Fabio assente. Maresca Carmine. Sì. Vabbè. Dovrebbero essere 11 consiglieri presenti più il sindaco 12, giusto? Giusto. La seduta è valida. Mi diceva la nostra prestatissima Carmela che i consiglieri che intervengono debbono farlo chiaramente a microfono acceso e debbono provvedere poi dopo a spegnerlo per dare la possibilità agli altri, altrimenti si accavallano per le voci e la registrazione non viene bene. Prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, purtroppo io alle 8 meno 10 devo abbandonare la seduta per un impegno improcrastinabile, insomma, poi dopo non so, penso che sia il sindaco a succedere, ecco. Va bene, mi dispiace, però è un impegno imprevisto. Allora passiamo al primo punto all'ordine. No. Io abito lontano, ai confini. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Mozione Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle, protocollo numero 5645 del 21 marzo 23. In materia di emergenza idrica, promozione politiche intersettoriali sulla gestione della qualità e della quantità delle acque. Chi chiede di intervenire? Prego, consigliere Aponte. Okay, l'argomento di questa mozione è un argomento che probabilmente molti di voi già in qualche modo conoscono e insomma apprezzano anche il fatto che noi abbiamo portato all'interesse di questo Consiglio Comunale un problema che sta diventando sempre più serio. Cioè, il problema è quello che spesso l'attività antropica causa una diminuzione della possibilità di riempire le falde acquifere, perché il consumo di suolo, lo sappiamo, i cambiamenti climatici hanno cambiato completamente quelle che sono le normali attività del ciclo idrico, e quindi è importante secondo noi come amministrazione tenere presente che queste problematiche che potrebbero fra non moltissimo ma fra qualche decina di anni o speriamo anche più tardi portarci ad avere delle difficoltà serie per l'approvvigionamento di acqua potabile diciamo e dolce. Quindi il motivo di questa mozione è quella di impegnare il Consiglio Comunale e, visto che siamo quasi alla fine diciamo, di questo mandato, quello che verrà anche dopo, speriamo che possano anche loro sensibilizzarsi a questo problema, di in qualche modo di portare avanti questo discorso, e adesso leggerò quali sono gli impegni che noi chiediamo alla Giunta Comunale di prendere a proposito di questa materia. Allora, impegniamo la Giunta Comunale a promuovere anche attraverso appositi tavoli istituzionali con tutte le autorità competenti in materia e politiche intersettoriali sulla gestione della quantità e della qualità dell'acqua per accrescere la resilienza dei sistemi di approvvigionamento idrico, di trattamento, di stoccaggio e di trasporto, nonché dei sistemi di igiene, assicurando adeguate conoscenze ai fini decisionali e della corretta comunicazione ambientale, ad adottare iniziative volte a prevedere una ricognizione puntuale degli scopi delle principali captazioni idriche locali, anche in vista di piani di riduzione differenziata delle captazioni in caso di emergenza idrica quantitativa e qualitativa in funzione dell'utilizzo primario, a valutare l'opportunità di richiedere analisi qualitative a campione della risorsa idrica emunta da pozzi domestici in occasione di crisi idriche nel territorio comunale, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di potabilità delle acque, a promuovere campagne di sensibilizzazione volte a condividere in modo solidaristico e secondo principi di proporzionalità la necessità
di riduzione dei consumi domestici e dei prelievi da parte di tutti i soggetti derivatori. Infine il mio ultimo commento è soprattutto quello di sensibilizzare nuove generazioni a questa necessità che potrebbe diventare presto una emergenza, cioè cercare di consumare meno acqua e soprattutto come amministrazioni quando prevediamo di fare delle opere valutiamo sempre quello che comporterà in termini di consumo del suolo, di riduzione delle superfici di permeabilità che permettono alle falde idriche di rimpinguarsi, di fare dei progetti che tengono conto anche di queste diciamo della possibilità di evitare di creare ulteriori problemi a quelli che purtroppo la natura ci sta mettendo davanti. Ho finito. Chi chiede di intervenire? Chiaramente questo sono, sì, ci sono delle linee di indirizzo, perché non ci sta nessuna mozione specifica, insomma è un poco un modo per sensibilizzare chi dovrà succederci, oppure comunque la nostra platea cittadina, ma non vedo, diciamo, una votazione specifica su un argomento. Vediamo, insomma, così sull'indirizzo. Sì, fondamentalmente noi abbiamo espresso alcune cose, alcuni tipi di ricerche che bisognerebbe fare, quindi c'è anche un indirizzo. Fattivo, diciamo. Beh, teniamo conto che ci sarà probabilmente una emergenza, prepariamoci, questo è quello che noi suggeriamo, ecco. Va bene. Sindaco, chiede di intervenire. Vabbè, noi siamo d'accordo con la mozione del consigliere Aponte, perché effettivamente questa è una problematica che bisogna affrontare anche da oggi, perché ci aspetta un domani abbastanza complicato, lo dimostrano i cambiamenti climatici, lo dimostrano se vediamo la storia del Po, che è il più grande fiume italiano, vediamo che sta in un periodo di siccità totale, quindi effettivamente se non comincia proprio un'educazione verso questo problema, penso si debbero fare un'educazione soprattutto fra i ragazzi. Quindi noi siamo pienamente d'accordo con l'indirizzo dato dal consigliere Aponte. Volevo sottolineare che anche io sono d'accordo nel merito, anche perché poi ci sarebbero tantissime cose da dire, anche il ripristino delle tubazioni. Noi perdiamo il 50% delle acque e in alcune zone del meridione, siccome ci sono ancora gli acquedotti addirittura di epoca borbonica se non antecedenti, perdiamo oltre il 60-65% delle acque. Quindi è chiaro che, insomma, voglio dire, lo riconfermo, sono d'accordo sul quadro generale, però non è una mozione specifica da votare. Va bene, allora se non ci sono altri interventi, prego, prego, consigliere Coppola, prego. Accendi e poi dopo, prefetto. Allora, solo c'è il senso, chiaramente sono d'accordo. Chiaramente penso che, insomma, per essere una linea di indirizzo, insomma, andrebbe sceso più nel particolare, perché caratterizzare la potabilità dei pozzi, insomma, è molto particolare. Probabilmente le linee di indirizzo vanno date anche alle regioni, perché noi pensiamo sia una zona ad alta vocazione turistica, quindi abbiamo piscine dappertutto. Oggi la legge ci obbliga di tenere acqua potabile, no? Ma siccome poi è acqua clorata, potrebbe essere anche, infatti, acqua di falda. Quindi le regioni dovrebbero cambiare i parametri, insomma, da utilizzare, perché ci impongono di mettere, cioè, considerate il volume di acqua che consuma una piscina si deve svuotare di un quinto di ogni giorno per legge, quindi è acqua che noi buttiamo via. Come diceva il Presidente, invitare da Gori a mantenere bene i nostri impianti, perché noi sappiamo benissimo che ci sono perdite conclamate, infatti, diciamo, in alcuni settori, cioè dove abbiamo proprio terreni che scendono via e che non intervengono sui tubi in alta pressione, no? Quindi cominciamo a fare, insomma, gli interventi quello che possiamo, no? E poi chiaramente diventerà un problema importante per tutti. Vanno interessati patenti superiori al nostro, chiaramente, c'è l'ASUB per la potabilità. Cioè, voi considerate che per fare il lungimento di un pozzo oggi ci vogliono mediamente 5 anni, no? E comunque non ti autorizzano, quindi le difficoltà sono notevoli anche nel settore dell'agricoltura, no? Quindi ben venga che si pensi, cominci a parlare, ben, diciamo, chiaramente bisognerà scendere a un settore alla volta nello specifico.
Infatti non so, segretario, me lo devo mettere in votazione, no. E che mettiamo in votazione? Un atto di indirizzo, ma niente. Fondamentalmente per capire se questo indirizzo che viene suggerito, ma è condivisibile, cioè è condiviso senza... da tutti, e quindi che ma ci saranno senz'altro future... è condivisibile, però metterlo in votazione non lo so, comunque così una votazione diciamo virtuale, un assenso. Vabbè, chi è favorevole alzi la mano all'unanimità, cioè perché non vedo, non so se è chiaro, vabbè. Ma virtuale no, però non è nemmeno una votazione su una mozione, che non esiste, non è una mozione questa. Comunque ci siamo chiariti, siamo d'accordo tutti, questa è vostra. Secondo punto all'ordine del giorno, ratifica delibera di giunta comunale numero 31/14/3/2023, ad oggetto prima variazione d'urgenza bilancio 2023-2025, ai sensi dell'articolo 175,4, decreto legislativo 267 del 2000. Chi chiede di intervenire? Io. Consigliere De Martino. Buonasera. Allora, buonasera. Per quanto riguarda la prima variazione d'urgenza al bilancio 2023-2025, ci viene richiesta dal funzionario della seconda unità, la dottoressa Anna Granata, la quale ci richiede per il triennio 2023-2025 un importo di 18.000 euro per l'esercizio finanziario 2023, 5.000 per gli esercizi 2024 e 2025. Queste spese si rendono necessarie per poter procedere alla gara per la refezione scolastica. Pertanto si è provveduto di urgenza a istruire i capitoli e le spese, le maggiori spese sono state praticamente recuperate attraverso dei maggiori introiti che verranno recuperate dal stesso servizio di refezione scolastica. Quindi vengono mantenuti gli equilibri di bilancio e questa è la variazione di bilancio che si rende necessaria ed urgente. Chi chiede di intervenire? Poniamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? Poniamo in votazione per l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? 3. Vabbè. Penso che l'abbia chiuso bene. Terzo punto all'ordine del giorno, ratifica della delibera della giunta comunale numero 43 del 4/4/2023, ad oggetto seconda variazione d'urgenza al bilancio 2023-2025 per l'utilizzo quota accantonata di risultato di amministrazione. Chi chiede di intervenire? Consigliere De Martino. Allora, questa variazione di bilancio si rende necessario per poter pagare le spese di lite scaturenti dalla sentenza numero 1879 del 2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, con il quale devono essere praticamente corrisposte 73.000 euro al bar La Terrazza. Questa variazione di bilancio questa somma viene diciamo presa dalle somme accantonate dal rendiconto, dal consuntivo, cioè dall'avanzo di amministrazione che per il momento è stato approvato in giunta e che successivamente verrà portato in consiglio comunale. Nell'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto era già previsto un fondo rischi per spese legali e soccompensa per un importo di 781.350. Pertanto si richiede di applicare al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023-2025 l'avanzo di amministrazione così come specificato e che i fondi accantonati di euro 67.429,70 servano a consentire il pagamento delle spese di liti scaturenti dalla sentenza prima richiamata.
Finito? Sì. Chi chiede di intervenire? Nessuno? Poniamo in votazione. Chi è a favore alzi la mano. Chi si astiene? Sulla variazione. Sulla ratifica. Poniamo in votazione per l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, con adeguamento al TFRI RIF allegato alla delibera ARERA, questa era la concessione, vabbè, 15-22, chi chiede di intervenire? Io. Allora, praticamente si è reso necessario prevedere un nuovo regolamento della Tari in seguito alle modifiche apportate al codice ambientale dal decreto 116/2020 che riguardano il superamento del concetto di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e alla possibilità di uscita dal sistema di privativa comunale da parte delle utenze non domestiche. Considerato che l'ARERA con la delibera numero 15 del 18 gennaio 2022 ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti contenente un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. Considerato che il Comune di Sant'Agnello è consorziato nel lato Napoli 3 che svolge funzioni di enti territorialmente competenti col compito di pianificare il dettaglio della gestione dei rifiuti urbani attraverso il piano d'ambito e di regolare le tariffe e la qualità del servizio offerto, si è provveduti ad approvare la carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Sant'Agnello. Nello specifico il regolamento ha avuto delle sostanziali praticamente modifiche in alcuni articoli che riguardano sia le riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita da servizio pubblico, perché oggi praticamente si può uscire dal servizio pubblico ovviamente continuando a pagare solo la quota fissa e non più quella variabile. Ovviamente questa comunicazione va fatta entro il 30 giugno dell'anno precedente e si può comunque rientrare e deve avere una validità di 2 anni, si può comunque rientrare anche prima, però sempre previo autorizzazione dell'ente gestore comunale. Per quanto riguarda l'articolo 9, io dovrei leggere l'intero regolamento, ma sono 30 pagine, quindi visto che è allegato lo do per letto. L'articolo 9 che riguarda i rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo, poi sempre per la carta della qualità vengono negli articoli ultimi del regolamento vengono precisati tutti i termini per effettuare un reclamo, tutti i termini per poter usufruire di un servizio telefonico di reclamo e quant'altro. Inoltre reclami, richieste scritte di informazioni, di rettifiche degli importi addebitati, rimborsi ed eventuali compensazioni, tutto ciò per fornire una serie di elementi che siano più qualitativamente migliori per la cittadinanza. Chi chiede di intervenire? Poniamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? 3. Poniamo in votazione per l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? 3. Quinto punto all'ordine del giorno, approvazione della tariffa e del coefficiente dell'agevolazione della tassa sui rifiuti a partire dal 1° gennaio 2023, presa d'atto, carta qualità rifiuti. Chi interviene? Certo. Nessuno.
Sì, sì, io. Un attimo. Ormai allora, è vero che lo diamo per scontato, vero? No, no, voglio dire. Allora, per quanto riguarda quest'anno, praticamente portiamo in consiglio non prima il piano economico finanziario che abbiamo approvato l'anno scorso per il triennio 2022-23-24. Complessivamente il piano economico finanziario dell'anno 2023 è pari a 2.120.639, quindi con un incremento di circa 40.000 euro rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda le tariffe, ovviamente si è passati attraverso sempre la solita distinzione tra costi fissi e costi variabili suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche, e sono state previste come ogni anno il pagamento in due rate o in una rata unica, e le scadenze sono quella del 16 settembre e quella del 16 dicembre. Per quanto riguarda anche quest'anno è prevista la possibilità per le famiglie meno abbienti, la possibilità di avere un rimborso di quanto pagato a livello di tassa di Tari, e ovviamente sempre facendo riferimento sia alla situazione ISEE ma anche a alla situazione patrimoniale. Come ogni anno offriamo anche sempre uno sconto a tutte quelle attività commerciali di ristorazione e bar che nei loro locali non prevedono l'installazione di slot machine. Se vogliamo fare un confronto rispetto agli anni precedenti, per le famiglie con un solo componente, perché ovviamente noi sappiamo che la Tari si basa non solo su quella che è la componente metri quadri superficie, ma anche la componente legata al numero dei soggetti che risiedono nell'appartamento. Per quanto riguarda le abitazioni occupate da un componente, la variazione in percentuale è di circa il 7%. Per quelle invece di due componenti, 3, 4 e 5, non siamo andati oltre il 6%. Come ogni anno, anche per le attività ricettive abbiamo cercato meglio parametrare le percentuali tra le varie categorie, quindi per alcune, quasi per tutte le attività, per le utenze, noi otteniamo rispetto al 2023 un risparmio. Chi chiede di intervenire? Poniamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? 3 astenuti. Poniamo in votazione per l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. Approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale unico della penisola salentina e della costiera amalfitana. Questo è vostro. Proposto dall'azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud, ad erogazione variante del progetto piano regolatore generale. Ex articolo 19 del decreto presidenziale 323/2001. Chi chiede di intervenire? Sindaco. Come sapete, da tanto tempo è iniziato pastore dell'ospedale unico, siamo stati allo studio di fattibilità approvato dai vari enti, poi c'è stato il progetto preliminare, ora siamo arrivati alla fase del progetto definitivo che poi dovrebbe andare a gara, cioè deve andare a gara. Nell'ambito del progetto definitivo è stata prevista una variante, cioè la demolizione e la ricostruzione, e quindi dobbiamo
approvare questo progetto definitivo e proporre questa variante al piano regolatore. Nel frattempo c'è stata anche la variante al PUT che la Regione Campania ha approvato riguardante l'ospedale unico. Quindi il Consiglio Comunale, dobbiamo dire, premesso che il Comune di San Daniele è dotato di piano regolatore generale approvato dal decreto del Presidente della Provincia di Napoli del 2005, premesso con deliberazione, è stato adottato il piano, mi salto tutte queste cose. Preso atto che il progetto definitivo prodotto dall'ASL Napoli del Sud, trasmesso con protocollo numero 2940 il 13/2003, afferente alla realizzazione del nuovo ospedale unico della penisola sorrentina, con lo quale unicamente viene indetta una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata, in modalità asincrona. Atteso che il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati, beh, dice tutti gli elaborati, considerate che il suddetto progetto prevede la demolizione e ricostruzione con variazione della volumetria della sagoma dell'attuale fabbricante ospitante dell'ospedale Lauro, al fine di realizzare un nuovo ospedale e pertanto l'intervento proposto per la sua tipologia non è ammissibile alle previsioni del PRG, salvo la variante del suddetto strumento di pianificazione che quindi facciamo, date atto che con l'adozione del presente provvedimento ha inizio il procedimento di variante semplificata, considerate che l'adozione della variante al piano regolatore generale consente di realizzare la suddetta opera pubblica del nuovo ospedale unico della penisola sorrentina, vista la relazione prodotta, istruttore prodotta dal funzionario direttivo ingegnere Luisa Porzo e qui si intende integralmente riportata, vista la regionale, legge regionale 27, piano urbanistico territoriale, vista l'attestazione 525 del Consiglio regionale della Regione Campania tenuta nella seduta del 9 gennaio 2023, di approvazione della deliberazione di giunta regionale 625 del 7/12/2002 e oggetto di realizzazione dell'ospedale unico della penisola sorrentina che è stata anche pubblicata sul BURC, visto l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica, adesso una delle disposizioni legislative che riguarda l'approvazione di opere non conforme alle previsioni previste con il quale è stabilito l'approvazione del progetto preliminare definito da parte del Consiglio Comunale costituisce l'adozione di una variante dello strumento urbanistico. Ed è ancora, nei casi previsti dall'articolo 2 e 3, la Regione o l'ente da questo delegata all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di 90 giorni, decorrente alla ricezione della delibera di Consiglio Comunale. Date atto che con delibera del Consiglio Comunale 43 del 21/10/2022 di approvazione della delibera del Giunto Comunale del 17/2022 è stato già dichiarato e riconosciuto il preminente interesse pubblico, l'intervento approvato del progetto di realizzazione dell'ospedale 1, acquisiti i seguenti pareri del funzionario direttivo dei servizi finanziari, del funzionario direttivo della quinta unità nazionalizzativa, visto il tuo qui decreto su proposta, quindi proponiamo di approvare, proponiamo di dare atto che l'approvazione del progetto definitivo afferente alla realizzazione del nuovo ospedale costituisce adozione della variante, di dare mandato al funzionario direttivo della quinta unità organizzativa ingegnere Luisa Porzio di curare tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente atto, compresa la trasmissione del presente deliberazione in cui il progetto prodotto all'azienda sanitaria alla città metropolitana in quanto stabilita dalla richiamata. Cioè noi il progetto definitivo approviamo questa variante, quindi approviamo il progetto definitivo che è in variante al piano regolatore come già previsto dalla variante al PUT e lo trasmettiamo alla città metropolitana che poi deve dare il parere su questo. Generalmente già c'è stata l'interlocuzione con la città metropolitana. Chi chiede di intervenire? Consigliere Aponte. Beh, come abbiamo già più volte ribadito, noi non siamo mai stati contrari al progetto dell'ospedale unico. Quello che invece ci lascia ancora un po' perplessi è la localizzazione. E a questo punto, visto che ormai siamo andati così avanti che il progetto probabilmente si farà, io mi auguro che le nostre perplessità siano in qualche modo non giustificate. Quindi a questo punto noi ribadiamo la nostra contrarietà e quindi questo serve anche a spiegare il motivo per cui noi voteremo contro questa variante, questa, diciamo, questa piano definitivo, perché noi siamo sempre dell'idea che la localizzazione che è stata scelta è stata fatta senza le dovute considerazioni. Vabbè, richiedo... Che... Sindaco? Vabbè, io voglio rispondere a Fabio che giustamente, coerentemente a quelle che ha fatto ai deliberati altre volte, comunque le sue perplessità, ti dico, devono essere completamente superate per due motivi, che le perplessità idrogeologiche, noi stiamo facendo... stanno predisponendo una serie di progetti sul vallone con i fondi PNR, quindi questa era l'occasione per poi poter anche finalmente mettere fine alle problematiche del vallone Croce, quindi
è una cosa in contemporanea, quindi questa, questa possibilità dell'ospedale non diventa un'opportunità proprio anche dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista del traffico. La storia fa un'altra storia infinita, già vi ho ripetuto una volta che in questo, oggi al distretto giornalmente afferiscono 1000 persone, quindi 1000 utenti, quindi sicuramente non ce ne saranno di più, però noi abbiamo predisposto anche di valutare con dei tecnici, di fare proprio dei piani traffico per valutare l'impatto su questa storia, in modo che le due criticità di questa storia, l'ospedale in quella zona, lo torno a ribadire, io premettendo che non è che abbiamo scelto San Daniele perché ci facesse piacere San Daniele, abbiamo scelto, si è scelto San Daniele perché non c'era esproprio, c'era proprietà dell'ASL, c'è un minor consumo di territorio, che in qualunque parte di, quando vedo ambientalisti che sono contrari all'ospedale in quella zona mi meraviglio perché tutti sono d'accordo che i due ospedali come stanno non hanno una grande efficacia, quindi si deve fare un altro ospedale, si deve fare quanti metri di si dovevano disboscare, fare. Quindi questo è il luogo dove c'è meno consumo di territorio e io penso che questa sia una cosa importante, quindi queste cose bisogna chiarirle, perché se poi diventa solo un fatto demagogico, non è da parte tua, però se diventa un fatto demagogico, poi chi è contro l'ospedale poi mi dice vabbè comunque non lo faremmo fare poi noi, mi fa ridere. Chi altro chiede di intervenire? Fabio Ponte, prego consigliere. Io sono d'accordo sul discorso idrogeologico, che forse è quello il problema minore, anzi effettivamente questa rappresenta un'opportunità per sistemare una volta per tutte quella che è una situazione complessa, e oggi ci sono delle tecniche sicuramente costose, sicuramente impegnative, ma ci permetteranno di vivere. Io diciamo più che altro, visto che il progetto ormai è definitivo, quello che avrei sempre avuto curiosità di... Chiedo scusa un attimo, viene il consigliere Fabio Galano. Alle ore 19:41, il progetto in definitiva di quanto aumenterà la capacità, diciamo, di ospedaliera rispetto ai precedenti ospedali che abbiamo oggi in funzione dell'ospedale unico? Questo aumenta sia dal punto di vista del numero di posti, ma c'è nella stessa struttura tutte le branche, tutte le specialità. Oggi se voi andate a Bighenguenze, io faccio il pediatra a Bighenguenze, viene un bambino di notte, non c'è il radiologo e non c'è neanche il tecnico radiologo, quindi dobbiamo aspettare il giorno dopo che venga il tecnico radiologo, perché oggi c'è una carenza di medici e di personale sanitario. Il pronto soccorso, si è aperto un primo soccorso che non è, si piglia la persona e si porta in un pronto soccorso, questo significa il primo soccorso, più per accontentare la pancia magari di ma oggi c'è una carenza assoluta di medici, quindi gli ospedali devono essere un monoblocco, perché devono avere tutte le specialità, perché non ci possono stare due pronto soccorso a solo, perché non ci sono i medici, sono stati banditi diversi concorsi, i medici, e nessuno va a fare il pronto soccorso. Oggi, l'altro giorno ho letto che Schillaci, il ministro ha fatto la proposta di depenalizzare, perché in pronto soccorso non c'è nessun medico, che un giovane medico che va in un pronto soccorso e rischia ogni giorno di passare un'uaia, cioè facendo di questo passo si andrà verso una... Babu, chi chiede di intervenire? Nessuno. Poniamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? 1. Chi è contro? 3. Poniamo in votazione per l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? Chi è contro? 3. Settimo punto all'ordine del giorno. Richiesta di definizione confine del giardino sito alla via dei Gerani 19, foglio 5, particella 376. Chi chiede di intervenire? Il sindaco. Questa è vostra. Allora, questa è una vicenda che nasce da lontano per la definizione di un confine dove stiamo facendo la scuola media. Premesso che il signor Carlo Trinacci, nato a Sorrento nel 1937, è proprietario di un piccolo appezzamento di terreno destinato a un giardino pertinenziale. Adiacente al giardino di proprietà è presente un lotto di proprietà comunale che è stato oggetto di un recente intervento generale di pulizia e estirpazione. L'intervento ha permesso di rilevare il confine delle suddette proprietà. A seguito di avverse condizioni climatiche, il muro di cinta è parzialmente collato. È il muro dove stiamo facendo la scuola media, il terreno, il confine dove stiamo realizzando la scuola media. Rilevato che il 30
giugno 2014, quindi questa è una vicenda che parte molto lontana, è stata presentata la richiesta di rettifica dei confini in oggetto. Il 12 settembre 2017, protocollo 14.686, è stato richiesto un sollecito affinché la pratica del 30 giugno fosse istruita. Il 22 gennaio 2018 il Comune ha evidenziato alcune problematiche relative alla potenziale edificatore. Il 20 febbraio 2018 è stato presentato un chiarimento alla notifica del 22 gennaio. Considerato che la proposta di riflessione del signor De Angelis, operando lo spostamento dei limiti del giardino, prevede di cedere al Comune un'area di fronte strada, seppur meno estesa, presenta un valore di mercato sicuramente maggiore dell'area interna che si andrebbe ad acquisire e che serve pure a noi per fare l'accesso alla scuola, che risulta funzionare alla realizzazione del progetto della nuova scuola media di Sant'Agnello, che ci permette di entrare meglio nella scuola. Nella nostra trasmessa al signor De Angelis si chiarisce che l'eventuale acquisizione dell'area che si intende annettere al proprio fondo non comporterebbe variazione alcuna degli indici di fabbricità fondiaria derivante dalla futura edificazione della scuola, che rimarrebbe in capo al Comune e che la realizzazione della struttura scolastica. Vista la valutazione di stima effettuata dall'ufficio tecnico della determinazione del valore del terreno da alienare, visto che l'amministrazione comunale espressa la volontà di procedere alla permuta, valutata che la quotazione effettuata dal tecnico stabilisce un valore al metro quadro di euro 100 per terreni oggetto della presente permuta, ritenuto pertanto, perché c'è fra la permuta, fra la parte che ci vendiamo noi e questa parte c'è una piccola differenza, e quindi pertanto che il privato probabilmente debba corrispondere a una cifra di euro 4.640 al Comune di Sant'Agnello, relativamente all'acquisizione, che sono 40 metri di differenza, di una superficie maggiore della ceduta. Rilevato pertanto l'interesse pubblico di effettuare la perma sovraindicata, anche perché riusciamo meglio a fare l'entrata per la scuola media, date atto che tutte le spese annesse e connesse all'atto di perma sono a totale carica del privato, che l'iniziativa non prevede oneri di sorta a carico dell'amministrazione comunale, pertanto di procedere di accoglimento alla proposta di rettifica del confine suddetto, con conseguente compensazione delle superfici così come riportate, con un pagamento di 4.640, stabilito in virtù del valore di mercato del valore dell'area del signor De Angelis. Andrebbe a così. Che il signor De Angelis ha considerato all'atto di transattiva ad accollarsi tutte le spese della realizzazione del nuovo muro di confine, che dovrà necessariamente includere anche le spese tecniche di progettazione e opere secondo i proposti dal Genio Civile. Che il signor De Angelis ha considerato all'atto transattivo di accollarsi tutte le spese per la manutenzione del nuovo muro di confine, cioè da favorirsi il nuovo muro di confine. Che il signor De Angelis ha considerato all'atto transattivo di accollarsi eventuali oneri di differenza dalle due aree. Quindi deliberi di approvare la parte superiore della narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Procede all'accoglimento della proposta di rettifica del confine suddetto, con conseguente compensazione delle superfici così come riportate nelle presenti note nel richiedente protocollo 116 cioè questa storia è cominciata nel 2014, stabilito in virtù del valore di mercato. Che il signor De Angelis ha consenso dell'atto transattivo ad accollarsi tutte le spese, che il signor De Angelis ha consenso dell'atto transattivo ad accollarsi tutte le spese per la manutenzione del nuovo muro di confine, che il signor De Angelis ha consenso dell'atto transattivo ad accollarsi eventuali oneri per la differenza delle due aree. Chi chiede di intervenire? Poniamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi si astiene, 4 astenuti, 5 astenuti. Un grado di parentela. No, 5, perché anche il consigliere D'Angelo si astiene. Un grado di parentela se da astiene per forza. Poniamo in votazione per l'immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi si astiene, ti astieni? No, stavo pensando a te. 5. Quando ti vedo purtroppo mi emozioni ancora. Ma sono lusingato, che detto qui. Rimango sempre dell'opinione che a me piacciono le donne, lo voglio dire pubblicamente. No. Dovrebbe cambiare idea, Gennaro. Ottavo punto all'ordine del giorno. Sentenza giudice di pace sorrente numero 143 del 2023. Pagamento spese di giudizio, riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi articolo 194, comma 1, lettera A. Decreto legislativo 167 del 2000. Chi chiede di intervenire? Consigliere Terminiello.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la signora S.I., rappresentata e difesa dall'avvocato E.A., citava in giudizio il Comune di Sant'Agnello dinanzi al giudice di pace di Sorrento, al fine di ottenere risarcimento per lesioni riportate a causa di una caduta verificatasi al corso Crawford nel 2018 per la presenza sul marciapiede di mattonelle rialzate in prossimità di un turco d'albero. Che il Comune si costituiva regolarmente in giudizio tramite l'avvocato convenzionato R.P. che provvedeva a tempestiva costituzione del giudizio come sopra promosso. Il giudizio veniva definito con la sentenza numero 143/2023 del 18/1/2023, con la quale il giudice di pace provvedeva, dichiara la responsabilità del Comune di Sant'Agnello, accoglie la domanda e condanna il Comune di Sant'Agnello al pagamento in favore della signora S.I. della somma complessiva di euro 3.564,17 per le lesioni lamentate, oltre gli interessi legali della domanda al materiale soddisfo. Condanna il Comune di Sant'Agnello al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.530,75, di cui 145 per spese documentate, euro 1.205 per competenze professionali, nonché euro 180,75 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Condanna il Comune di Sant'Agnello al pagamento in favore di SI delle spese di consulenza medica liquidate in complessivi euro 300 oltre IVA e cassa come per legge. Ritenuto per tutto quanto precede doversi provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del giudice di pace di Sorrento numero 143/2023, propone che il Consiglio Comunale deliberi la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 143/2023 del 18/1/2023 emessa dal giudice di pace di Sorrento nella causa civile scritta al ruolo generale numero 2217/2019 per la regolarizzazione del pagamento di euro 3.564,17 per lesioni lamentate, oltre gli interessi legali dalla domanda al materiale soddisfo, euro 1.530,75 di cui 145 per spese documentate, euro 1.205 per competenze professionali, nonché euro 180,75 per spese generali, oltre CPA e IVA come per legge, con attribuzione spese legali nonché euro 300 oltre IVA e cassa come per legge, consulenza medica nello specifico, facendo ricorso alle disponibilità di bilancio appositamente accantonate con prelievo dal capitolo 14.201. Chi chiede di intervenire? Prima della votazione mi diceva il segretario che il consigliere A Ponte ha abbandonato, si è allontanato, 50, non è andato presenti, in ogni caso non partecipa a questa votazione. Presenti 12. Perfetto. Allora, chi è favorevole alzi la mano, chi si astiene? 3. Poniamo in votazione per l'immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi si astiene? 3. Vi leggo l'ultimo punto all'ordine del giorno e poi, come vi avevo anticipato, purtroppo debba andare via. In ogni caso io non avrei partecipato a questa votazione perché in precedenza mi sono confrontato anche con il segretario, la ritengo inammissibile, però il segretario, visto che ne sa più di me, dice che è ammissibile, quindi siamo tutti d'accordo. Io vi leggo, non partecipo. Allora, sentenza tribunale annunciato numero 1879 del 2021, pagamento spese di giudizio, riconoscimento della legittimità, debito fuori bilancio a sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A, decreto legislativo numero 267 del 2000. E vi auguro una buona serata. Aspetta, alle 19.53 si allontana il consigliere, no? È perché ho abbandonato, quindi chi deve alle 19.53 si allontana il consigliere Rocco, quindi bravo. Presenti sono 11. Giusto. Prego consigliere. Che è nata 1/12/2004, si procederà la seduta è preceduta al sindaco. Che è nata 1/12/2004, si procedeva a sottoscrivere. Con la
società CSNC contratto di locazione per i locali di proprietà comunale siti alla via Cappuccini, che con nota dell'ufficio patrimonio numero 11.770 del 21/6/2016 veniva comunicato alla citata società l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto di locazione per le motivazioni in essa riportate, che qui si intendono integralmente riportate, che con successiva nota protocollo numero 11.919 del 23/6/2016 è stato comunicato alla citata società che il professor FP, con parere acquisito al protocollo comunale numero 20.567, precisava che la norma contrattuale convenzionalmente prevista ed accettata da entrambe le parti non ammetteva dubbi interpretativi, né del resto la clausola appariva contraria a norme della legge 392/78, essendo imposto unicamente un periodo di locazione non inferiore ai 5 anni, così come recita l'articolo 27, che l'avvocato AC legale convenzionato con l'ente, con nota in data 30/11/2016, comunicava alla società C che a far data dal 30/11/2016 risultava terminato il rapporto locatizio di cui al contratto di locazione in parola, per cui entro 7 giorni dal ricevimento della citata comunicazione l'immobile de quo doveva essere riconsegnato libero da cose e persone, precisando che in mancanza si sarebbe proceduto come per legge, che il legale della citata società, avvocato PL, faceva presente che il contratto in parola non era stato disdetto nei termini di legge, ovvero un anno prima della scadenza contrattuale, e pertanto esso si era automaticamente rinnovato per altri 6 anni, che per le motivazioni sopra riportate con determina numero 436 del 15/12/2016 si dava mandato all'avvocato AC per porre in essere tutte le azioni idonee alla riconsegna da parte della società C dei locali di proprietà comunale siti alla via Cappuccini, libero da persone e cose. Ritenuto per tutto quanto precede doversi provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 1879 del 2021 per la regolarizzazione del pagamento a favore della società conduttrice, propone che il Consiglio Comunale deliberi di riconoscere, per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 1879 2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nella causa civile iscritta al ruolo generale numero 2664/2018 per la regolarizzazione del pagamento a favore della società conduttrice di euro 33.011,46, quali 18 mensilità del canone di locazione, oltre interessi legali dalla data di risoluzione del contratto al soddisfo, nonché di euro 33.000, quali esecuzione delle migliorie da parte della società conduttrice, oltre interessi legali dalla data di costituzione all'effettivo soddisfo, facendo ricorso alle disponibilità di bilancio appositamente accantonate con prelievo dal capitolo 14.201. Chi vuole intervenire? È giusto che vi assegnate. Oh, ma questa è una sentenza, quindi che Rocco dice una cosa. Vabbè, voi dovete assegnare, ma Rocco dice una cosa, cioè c'è una sentenza che poi si faccia il ricorso e poi eventualmente si vinca, quando si vinca gli chiederevi i soldi a queste persone. Quindi vabbè, chi altro vuol dire qualcosa? Chi è favorevole? Ma ci scrutate come si può presentare un consiglio. Chi è favorevole? 7 favorevoli, chi si assiede? 4 astenuti. Assunto il giudice. Sì. Immediata esecutività. 7 favorevoli, chi si assiede? Allora signori, il consiglio è finito. Faremo un altro consiglio comunale il giorno 24 per il conto consuntivo. Sarà l'ultima e dopo pizza da Peppino la pizzeria.